Non siamo tutti colpevoli. A novembre, Christian Sodano aveva espresso le sue opinioni su TikTok, un popolare social network tra i giovani, riguardo all'omicidio di Giulia Cecchettin, perpetrato dall'ex fidanzato Filippo Turetta, coetaneo di entrambi, l'11 novembre a Bigonovo, Venezia. Il maresciallo della Guardia di Finanza aveva condiviso articoli giornalistici e avanzato teorie che evidenziavano come, a volte, anche gli uomini potessero essere vittime, sottolineando casi in cui le donne avevano causato danni ai loro partner. Attraverso un collage di titoli di giornali che riportavano episodi in cui donne avevano ferito i loro compagni o mariti, Sodano aveva cercato di veicolare il suo punto di vista. Tuttavia, 3 mesi dopo, è lui stesso finito sulle prime pagine di tutti i giornali. Il 13 febbraio a Cisterna di Latina, travolto dalla gelosia, Sodano ha commesso un duplice omicidio, sparando 9 colpi con la sua pistola d'ordinanza. Le vittime sono state Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua fidanzata, Desiree Amato. Desiree, come Giulia Cecchettin, aveva la stessa età ed era una studentessa. Entrambe cercavano di liberarsi da relazioni tossiche, allontanandosi da partner oppressivi e minacciosi. Un parallelo notevole tra le vicende è la premeditazione di entrambi i delitti. Da quanto è stato finora reso noto, il finanziere aveva architettato un piano per vendicarsi di Desiree, ritenendola colpevole di volerlo abbandonare. Nella sua vettura, gli investigatori hanno rinvenuto scotch, buste di plastica e persino un paio di manette. Un quadro sinistro si è delineato quando è stato scoperto che anche Turetta, anch'esso coinvolto in un omicidio simile, aveva nel bagagliaio dell'auto materiale simile, tra cui nastro adesivo e un coltello, ovvero l'arma del crimine. Dopo l'uccisione, Turetta ha tentato una fuga disperata all'estero, venendo successivamente arrestato in Germania. Analogamente, secondo quanto riportato dagli inquirenti, sembra che Sodano avesse pianificato una fuga dopo aver assassinato la madre e la sorella della sua fidanzata. Dopo il crimine, ha accelerato sulla sua Audi nel tentativo di allontanarsi rapidamente. Fortunatamente la sua corsa insensata non è passata inosservata a una pattuglia di carabinieri, che ha dato il via a un inseguimento e lo ha fermato. All'interno dell'Audi, gli agenti hanno scoperto la pistola utilizzata poco prima per compiere i 2 omicidi, nascosta sotto un giubbotto. In un primo momento i carabinieri non hanno riconosciuto l'uomo, poiché ha estratto il suo tesserino da finanziere e lo hanno lasciato proseguire, consigliandogli però di moderare la velocità. Solo successivamente il finanziere ha chiamato lo zio, confessandogli l'atroce crimine e manifestando l'intenzione di fuggire all'estero. Lo zio è riuscito a convincerlo a raggiungerlo a casa. Il nipote ha posato la pistola sul divano, aspettando l'arrivo della polizia affacciato alla finestra. Nel frattempo ha scritto questo biglietto: «Non volevo fare quello che ho fatto». Eppure, da giorni, la povera Desiree veniva assillata da messaggi dal tenore inequivocabile. La contattava incessantemente. «Servirà l'esercito per fermarmi. Farò una strage. Vedrai quanto potrò essere cattivo. Sei una falsa. Devi soffrire quanto ho sofferto io. Ti farò male, fosse l'ultima cosa che faccio. Sgozzerò i tuoi genitori». Voleva uccidere anche il padre? Interrogato dai magistrati, l'uomo ha cercato di minimizzare la situazione. «Volevo suicidarmi. Loro hanno visto che avevo la pistola in pugno e si sono messe a urlare. Non so perché ho sparato a René e Nicoletta. Se avessi voluto uccidere anche Desiree lo avrei fatto, ma non ho voluto». In realtà la ragazza è riuscita a salvarsi barricandosi in bagno. Successivamente si è calata da una finestra e ha cercato aiuto. Christian Sodano ha devastato 2 famiglie, quella di Desiree e la sua. Vincenzo Conte, un altro zio del finanziere, ha chiesto scusa a nome del nipote. La sua condotta suscita incredulità tra coloro che lo conoscono. Nessuno avrebbe immaginato che potesse compiere un simile massacro. La relazione tra lui e Desiree durava da qualche mese, un periodo sufficiente per far capire alla ragazza che dietro quella faccia d'angelo si celava un individuo pericoloso. Ora la sua testimonianza si rivelerà fondamentale per gli inquirenti che stanno completando il puzzle di questo orrore.